male, perché un sindaco che permette una cosa del genere ti fa capire che quello che hai fatto tu in 5 anni non è servito a niente. Avere due squadre, due società, una di eccellenza e una di serie D, in un contesto come Giulianova, piccolo, 25.000 abitanti, con un indotto economico limitato, penso che sia stata una manovra che ci abbia voluto far capire che noi eravamo di troppo. Ma da una parte lo posso anche capire, perché se l'amministrazione, se la città voleva una società fatta di componenti giuliesi, potevano anche dircelo di prima e più tranquillamente, che avremmo trovato, insomma, già la soluzione prima. L'ufficialità di questa cosa, noi siamo veramente felici e abbiamo una gran voglia di far bene, perché abbiamo trovato un'amministrazione, una piazza con una disponibilità e un entusiasmo incredibile, quindi ce la metteremo tutta per regalare a questa città delle soddisfazioni calcistiche che si merita, perché ha una storia importante e quindi noi vogliamo regalargli, insomma, delle soddisfazioni. Facciamo la gestione del Fadini o del Castrum, perché il Fadini è uno stadio fatiscente, quindi è uno stadio dove, se tu c'hai la gestione, risolvi ben poco, perché quando hai una struttura e hai la gestione, prima la struttura ti serve anche per finanziarti, no? Per fare degli eventi, qualcosa. Fadini purtroppo a questi livelli ha dei seri problemi e il comune non è riuscito mai a risolverli. E il fatto però che il comune ci abbia fatto pagare tutte le utenze e il campo di allenamento al Castrum, penso che il Real Giulianova era l'unica squadra di Serie D che pagava l'affitto al Castrum per allenarsi. Quindi stiamo parlando dell'incredibile, secondo me. Quando andavo in giro per l'Italia e raccontavo queste cose agli altri presidenti, tutti mi hanno detto: dice, presidente, ma chi te lo fa fare? Cioè, dice, se tu devi gestire una situazione come la Serie D complicata e oltretutto hai un fardello del genere, poi ti diventa difficile. E quindi ho cercato più di una volta, avevo detto al sindaco, quando è stato eletto, tra le tante cose che lui mi aveva detto che avrebbe fatto, io avevo chiesto solamente di non pagare le utenze dello stadio e di non pagare, insomma, l'affitto o il custode. Purtroppo questo non è successo mai, siamo andati avanti altri anni. Poi, io essendo amministratore di questa azienda, devo poi intervenire e cercare di fare il meglio per la prosecuzione di questa azienda. È un'opportunità che il nostro paese deve e può cogliere sotto tutti i punti di vista, ad ampio spettro. Non è solo, diciamo, un vanto sportivo quello di avere una categoria importante che comunque il nostro comune, il nostro paese, la nostra comunità già ha vissuto in tempi d'oro, con dei presidenti comunque locali. Io vi voglio anche ricordare Luigi Capoferri e Bruno Baldini, che sono stati due presidenti che comunque hanno garantito una categoria importante con grandi impegni economici. Io ringrazio il presidente Luciano Bartolini per avermi chiamato, per aver fatto un discorso molto chiaro dall'inizio. Ci siamo guardati negli occhi. Io credo che quando due persone si guardano negli occhi c'è un punto di partenza importante. Credo che questo percorso deve essere, diciamo, fondato sulla fiducia, sulla lealtà, sul rispetto reciproco dei ruoli. E ripeto, l'amministrazione ha fatto in passato quello che doveva fare, lo continuerà a fare, così come deve fare un'amministrazione comunale, perché comunque il calcio non è solo un aspetto sportivo, ma è un aspetto sociale molto rilevante e anche economico. Delle prerogative, delle funzioni di ciascuno, e l'amministrazione comunale, sotto questo aspetto, io ritengo che abbia fatto quello che doveva fare, lo ha fatto in passato con la precedente società rispetto alla gestione degli impianti che sono stati messi a disposizione in maniera corretta, ma devo dire e devo sottolineare a costo zero per la società che ha deciso di andare via e
così sarà anche per questa società, nel rispetto di quello che prevede la normativa, però è chiaro che anche qui raggiungeremo un punto di equilibrio importante per chi vuole fare calcio sul nostro territorio.